Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo del dolore pelvico cronico, sia nell'uomo che nella donna, e lo faremo insieme al dottor Samuele Mirko Croci, che è in collegamento con noi da Gallarate. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. Quindi, cos'è il dolore pelvico cronico? Il dolore pelvico cronico è una grande categoria di problematiche che possono affliggere tutte le persone, sia uomini che donne, e che comprendono tutta una serie di disturbi a livello del pavimento pelvico o del bacino. Per cronico si considera in medicina una sintomatologia presente da più di 3 o 6 mesi, quindi non un qualcosa che non si può curare e che rimane sempre. Ed è un disturbo che è di competenza fisioterapica, ma che andrebbe trattato da un'equipe multidisciplinare costituita da ginecologi, urologi, colonproctologi, neurologi, eccetera, eccetera, eccetera. Affligge la popolazione in particolare dall'età dai 18 ai 35 anni. E poi esiste una finestra che va a colpire le donne nella fase premenopausale, menopausale o postmenopausale, oppure l'uomo nella fase quando viene prostatectomizzato, per esempio. Comprende tutta una serie di patologie che sono ancora sconosciute. E volevo sottolineare appunto l'importanza della formazione continua in medicina da parte degli operatori e l'importanza perlomeno di conoscere che esistano queste patologie, perché ci sono pazienti anche molto giovani che devono girare parecchi specialisti prima di ottenere una diagnosi mirata e corretta. Dottore, quali sono i sintomi? Come facciamo ad accorgerci di avere un dolore pelvico cronico? Certo, allora si possono avere, diciamo, io le faccio una differenza tra una sintomatologia nella zona pelvi-perineale che va a comprendere tutta la zona del perineo, quindi tra lo scroto e l'ano nell'uomo e tra la vagina e l'ano nella donna, ma anche tutta la parte genitale non solo. In particolare abbiamo tutta una serie di sintomi che vanno dal prurito localizzato. E questo è molto importante perché spesso è un sintomo che fuorvia i medici, perché quando è presente un ipertono, cioè uno spasmo della muscolatura pelvica, le fibre nervose liberano istamina causando prurito. Quindi spesso nella donna viene diagnosticata una candidosi vaginale in assenza di esami praticamente medico-scientifici, tipo un tampone vaginale o un'urinocultura, e spesso nell'uomo queste patologie vengono invece diagnosticate come se fossero delle prostatiti batteriche, anche se la prostata non ha disturbi o problemi. E per quanto riguarda invece sempre la sintomatologia, dobbiamo considerare che il pavimento pelvico è innervato dalla centralina sacrale, e parliamo del secondo, del terzo e del quarto nervo sacrale, e quindi dobbiamo considerare tutta una serie di sintomi a livello del sistema urinario vescicale, del sistema sessuale e del sistema anorettale e o defecatorio.
Andando, diciamo, nello specifico, a livello urinario si possono avere tutta una serie di disturbi, quali per esempio l'esitazione menzionale, la disuria, oppure l'aumento della frequenza menzionale, quindi la persona è spesso obbligata ad andare in bagno molte volte e con urgenza. Sono anche comprese tutta una serie di patologie molto frequenti, per esempio, e poco conosciute, tipo la vulvodinia o la vestibolite vulvare, scusate, che è una patologia caratterizzata da bruciore all'interno delle piccole labbra, che è il vestibolo. Nella vulvodinia questo bruciore è cronico e nella vestibolite vulvare è provocato anche soltanto dall'appoggio di indumenti intimi, quindi slip oppure indumenti troppo stretti. Le donne, per esempio, spesso hanno difficoltà ad avere rapporti sessuali perché hanno dolore durante o all'inizio della penetrazione o durante il rapporto, quindi tendono a evitare i rapporti. E possiamo avere anche tutta una serie di problematiche possiamo trovare, diciamo, delle categorie per quanto riguarda le varie cause dei disturbi. Per esempio, abbiamo delle cause di tipo traumatico, per esempio la classica caduta sul sacro con una conseguenza problematica del coccige che va in cifosi, oppure delle problematiche di tipo posturale, anche lì conseguenti a dei traumatismi, oppure per problematiche, per esempio, la scoliosi o delle cattive posture della persona. Sono persone che vengono trattate spesso con antibiotici o antimicotici e questo va ad alterare non solo il microbiota, quindi la flora buona batterica locale a livello vaginale, vescicale, eccetera, ma anche il microbiota intestinale che è strettamente correlato al pavimento pelvico. E è stato scoperto un fascio che collega le basse ansie del colon al pavimento pelvico e quindi le due strutture sono strettamente correlate. Oppure abbiamo le problematiche che sono frequenti negli sportivi, per esempio nei runners o nei ciclisti, perché attivano troppo alcuni muscoli del pavimento pelvico che diventano ipertonici. Infatti, una cosa che volevo dire, appunto, che nel dolore pelvico cronico la muscolatura è ipertonica, quindi è in spasmo ed è il contrario di quello che succede, per esempio, nelle situazioni più conosciute, come ad esempio l'ipotono che causa insufficienza urinaria, incontinenza urinaria, prolassi di utero, vescica o retto, e cattivo sostegno in generale degli organi endodominali. Queste sono delle problematiche più conosciute. L'ipotono pelvico. L'ipertono pelvico è ancora un ambito inesplorato abbastanza della medicina e della fisioterapia. Oppure abbiamo delle cause di tipo post-chirurgico, per esempio, un'isterettomia, delle cause legate invece semplicemente alla gravidanza o al postpartum, quando si hanno delle episiotomie, magari che vanno o delle cicatrici complicate che creano delle aderenze, oppure delle fisiografie quando vengono lesionati anche o tagliati dei muscoli. E quindi diciamo che le cause di questi tipi di questi disturbi sono molteplici. Così come il dolore pelvico cronico è spesso, cioè comprende tante, tante problematiche, tante patologie, quindi è una grande categoria, una grande famiglia di patologie. Quindi, dottore, abbiamo visto quali sono le cause e abbiamo visto anche che i Certo. sintomi possono essere di diverso tipo e che spesso vengono anche confusi con altre patologie. Quindi, per ottenere una diagnosi certa, che cosa bisogna fare? Benissimo, allora di solito la diagnosi di questo tipo di disturbi è una diagnosi di esclusione,
Fondamentalmente vengono fatte tutta una serie di esami, ma che vanno a escludere, diciamo, altre patologie più importanti, perché il disturbo è di tipo disfunzionale, quindi bisogna ritornare a essere come i vecchi medici che visitano e che, con le mani, che ragionano con il cervello e che fanno, diciamo, con un buon esame obiettivo. Quindi un esame manuale, è possibile fare una diagnosi. Personalmente ritengo che se ci sono degli esami clinici importanti che possono essere significativi in questo tipo di disturbi sono i potenziali evocati somatosensoriali sacrali, cosiddette PES sacrali, dove vediamo la componente sensitiva del nervo e quindi un'alterata velocità di conduzione del nervo stesso e un'alterata conduzione del nervo che inizia a creare prurito, in un secondo caso bruciore, e arriviamo a un terzo stadio del dolore neuropatico che è il dolore. E poi l'altro esame che può avere senso è l'elettromiografia del pavimento pelvico, dove vengono inseriti degli aghetti a livello dei vari muscoli per poter vedere come questi muscoli funzionano. Quindi, come dice il nome stesso, dal greco si ottiene praticamente immagine dell'attività muscolare elettrica, scusi, quindi del muscolo stesso. Gli altri disturbi che possono invece essere a carico dei pazienti che hanno questo tipo di problematica e che ho dimenticato prima di dire sono quelli sessuali o anorettai defecatori. Quindi la donna spesso, come dicevo prima, è impossibilitata ad avere rapporti o ha la cosiddetta dispareunia, quindi dolore all'inizio della penetrazione, se è introitale o durante il coito, se è più profonda, e può avere poi tutta una serie di sintomi post-coitali, quindi che durano dopo il rapporto sessuale anche parecchi giorni. Tante donne hanno delle cistiti recidivanti, anche di tipo emorragico, ogni volta che hanno un rapporto. Nell'uomo invece la sintomatologia sessuale si può manifestare con un deficit erettile, con un'eiaculazione precoce, oppure con un'eiaculazione dolorosa. Questo perché, oltre ad avere delle alterazioni della muscolatura che è preposta al mantenimento dell'erezione, abbiamo anche un'alterazione della sensibilità, nel senso di ipersensibilità o iposensibilità. Volevo solo dire che chiaramente l'inquadramento deve essere multidisciplinare e quindi il paziente o la paziente devono essere presi in carico da un team multidisciplinare, quindi di esperti che vedono la sintomatologia, la diagnosi da più sintomi, quindi che la possono anche trattare, per esempio, da un punto di vista farmacologico. Quindi, dottore, una volta ottenuta la diagnosi, come si cura il dolore pelvico cronico? Molto bene, e allora il paziente o la paziente verranno inviati da un ginecologo, da un urologo, da un terapista del dolore se necessario per impostare una terapia farmacologica mirata che di solito prevede l'utilizzo di ansiolitici e o depressivi, antidepressivi e o anticonvulsivanti. Per quanto riguarda il mio campo, essendo un fisioterapista, si lavora con questo protocollo Stanford, che è un protocollo che è stato elaborato in California a Stanford, presso appunto l'unità di Stanford, l'università di Stanford. Viene descritto nel libro Headache in the Pelvis, un mal di testa nel bacino, e comprende tutta una serie di manovre mirate al trattamento dei trigger point dei muscoli del pavimento pelvico. Si possono fare delle digitopressioni, chiedendo al paziente o alla paziente quanto dolore ha per non andare a esagerare, quindi con la pressione. Si possono fare dei micromassaggi, questo per via endovaginale e o endorettale,
sia nell'uomo che nella donna, e si possono fare poi degli stiramenti lenti che sono mirati a rilassare la muscolatura. Quindi la terapia manuale io considero che sia fondamentale. A una terapia manuale viene di solito abbinata una terapia strumentale che consiste nell'utilizzare una sondina vaginale o una sondina rettale che mette la muscolatura del pavimento pelvico in contatto con un computer, con un programma che nel caso del biofeedback fa vedere al paziente o alla paziente come si muove la muscolatura, quali muscoli vanno usati per contrarre correttamente la muscolatura pelvica. Quindi abbiamo i costrittori che chiudono la muscolatura pelvica e l'elevatore dell'ano che eleva il piano pelvico verso l'alto, in modo tale che la persona si può, uno, correggere, soprattutto prendere coscienza del proprio pavimento pelvico e poi anche eventualmente fare degli esercizi a casa per continuare a rilassare la muscolatura, i cosiddetti Kegel reverse, che sono degli esercizi di rilassamento della muscolatura. E poi a volte viene utilizzato un sondino, sempre tramite la sonda, appunto, o vaginale o rettale, viene usata l'elettrostimolazione funzionale, che è cosiddetta la SEF, elettrostimolazione funzionale, che comprende tutta una serie di programmi con frequenze differenti e con altri parametri differenti che servono praticamente a trattare le varie problematiche che la persona ha. Può essere fatto anche una stimolazione del nervo tibiale posteriore con degli elettrodini messi in un punto preciso a livello della tibia dove decorre questo nervo e se viene in base alla frequenza che viene usata, di solito usando 20 Hz di frequenza, abbiamo un'inibizione del muscolo detrusore della vescica e quindi una correzione della vescica iperattiva. Spesso i pazienti o le pazienti hanno una vescica iperattiva, quindi vanno continuamente in bagno e hanno la sensazione di non avere svuotato completamente la vescica. E mi permetto di dire l'ultima cosa, che il pavimento pelvico è una struttura di cui non si conosce bene il funzionamento, di cui bisogna parlare di più. E che praticamente potrebbe aiutare molte persone a conoscere di più il proprio corpo e quindi i disturbi che il proprio corpo può avere. È ancora un ambito poco conosciuto, diciamo, anche dalla parte medico-scientifica, se posso dire così. Dottor Croce, noi non possiamo che ringraziarla per avercene parlato e per quindi averci sensibilizzato sull'argomento. È stato un grande piacere conoscerla. A presto. Anche per me, buonasera, molto piacere, grazie per avermi invitato. A lei, grazie dottore, e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.